Baudolino, uscito lo scorso anno, è il quarto romanzo di Umberto Eco e come il primo e più famoso Il nome della rosa sta diventando un successo internazionale. E questo anche grazie alla figura principale del romanzo, che appartiene alla letteratura universale. Certo, volevo fare un romanzo picaresco. Stavo pensando quella figura che esiste in molte mitologie amerindie e che in tedesco si chiama lo Schelm, che è un folletto malizioso e curioso. In inglese lo chiamano the trickster god, quindi vede che non è solo tipico di una sola terra. Ecco, stavo pensando a un personaggio come Tilo Eulenspiegel. Il libro racconta le avventure di Baudolino, un ragazzo che viene adottato da Federico Barbarossa e vive con lui tutti gli scontri tra impero e comuni, la battaglia di Legnano, la terza crociata e quant'altro ancora. Baudolino è un ragazzo delle mie terre, dell'Italia del nord-ovest, e in questo senso ne ha alcune caratteristiche: lo scetticismo, il senso dell'ironia, lo scarso rispetto per i miti. Poi certamente entra in scena come un bugiardo matricolato, però è un bugiardo che poi crede talmente alle cose che inventa che ci dedica una vita. Allora, quando a una grande bugia si dedica una vita, non è più una bugia, è un'utopia. Un'apologia dell'utopia, insomma. Con i suoi amici, Baudolino inventa la legittimazione dell'impero da parte dei giuristi bolognesi, l'epistolario di Abelardo ed Eloisa o la leggenda del Graal. Ma qual è il segreto del successo di Umberto Eco? Ammesso che ci sia un segreto, credo che sia quello per cui io vivo la fortunata condizione, comune peraltro a molti, di un'assoluta identità tra il lavoro e lo hobby. Il che vuol dire lavorare 24 ore al giorno, ma sempre divertendosi.